Roma, il capo dello Stato ha voluto onorare della sua presenza la parata della Guardia di Finanza, che ha avuto luogo in occasione del 185° anno di fondazione del Corpo. La manifestazione ha tratto dalle antiche pietre del Circo Massimo, nella cui area la sfilata si è svolta, e dalle tenebre notturne sciabolate dalla luce di innumeri fotoelettriche del genio militare, una sua particolare suggestione. Davanti a una grande folla ammirata hanno sfilato rappresentanze di tutte le specialità del corpo, per un complesso di 1896 uomini, 128 automezzi e 187 motomezzi. Ed ecco, dopo gli uomini che instancabili vegliano sulle coste, i cani anticontrabbando, gli intelligenti alleati dei finanzieri nella difesa degli interessi dello Stato. Questa è la valle del Basento, non lungi da Ferrandina, sino a ieri una delle zone più depresse d'Italia. Ma oggi qui si respira un'aria nuova, un'aria che ha nome speranza, fiducia nell'avvenire. Merito di queste torri d'acciaio, di queste sonde che hanno frugato le viscere della terra sino a una profondità di 1200 metri. E lì hanno scoperto una grande ricchezza, il metano. La produzione, secondo calcoli prudenti, si aggirerà sui 2 milioni di metri cubi il mese. Una salda base e un'indispensabile premessa per lo sviluppo industriale ed economico, non solo della Basilicata, ma anche della Campania, della Puglia e della Calabria. Chi ha detto che per le giovani classi esistono solo lo spirù, il cha-cha-cha e il rock and roll? Guardateli questi bravi ragazzi d'Inghilterra con quale compita grazia si esibiscono nel romantico valzer. La coppia più brava verrà anche premiata, che di un campionato di valzer si tratta, dedicato ai minori di 14 anni. Minori di 14 anni anglosassoni, guardiamoci bene negli occhi. Le scuole sono chiuse, spiagge, laghi, montagne sono a vostra disposizione. Ma vi pare che sia il momento di ballare il valzer mentre i vostri coetanei d'Italia scavano buche nella sabbia per farvi precipitare il ciccione balneare e nascondono grossi topi alpini nel letto delle romantiche zitelle in villeggiatura? A Torino, con una semplice e austera cerimonia, è stata scoperta una lapide a ricordo di Mario Faccioli, il primo italiano che sul primo aeroplano costruito in Italia riuscì a levarsi in volo. La memorabile impresa avvenne 50 anni fa, esattamente il 13 gennaio 1909. Mario Faccioli quel giorno raggiunse i 60 metri d'altezza, come ricorda Agnelli, e riuscì a coprire una distanza di quasi 100 metri. Fu l'inizio di una lunga gloriosa storia, afferma il sottosegretario Bovetti. E a ricordo di quel volo, che oggi può far sorridere, ma che ebbe un'importanza decisiva per la conquista dei cieli, si svolge all'aeroporto di Caselle una manifestazione aerea, nella quale accanto ai più moderni apparecchi si esibiscono pateticamente gli eroici aerei della Prima Guerra Mondiale. Ed ecco infine sulla grande ribalta del cielo l'acrobatico sbocciare di un grande giglio.